Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Andiamo subito a vedere il quadro satellitare. Il promontorio anticiclonico, stretto fra una nuova depressione atlantica a ovest e l'area depressionare sulla Russia europea, non sarà sufficientemente forte per imporsi in modo deciso e prolungato su tutta l'Italia. Pertanto il tempo sarà più stabile al centro-nord e gran parte del sud, fatta eccezione per le due isole maggiori, dove il tempo sarà instabile a causa di un piccolo vortice di bassa pressione che si isolerà tra il canale di Sicilia e la Tunisia, causando maltempo a tratti intenso anche in virtù dei contrasti termici tra l'aria fresca in quota e l'aria più umida richiamata da suddetta depressione. Prevarranno ancora le correnti dai quadranti settentrionali e quindi il clima sarà fresco con accesi contrasti termici tra le massime e le minime, soprattutto sui settori adriatici più esposti alla ventilazione da nord. Ma adesso vediamo il tempo sulle nostre due regioni. Il tempo per domenica 25. Giornata complessivamente buona e soleggiata, con passaggi nuvolosi ma senza fenomeni. Temperature stazionarie in un contesto di clima fresco di stampo autunnale, con temperature sotto la media stagionali e forti escursioni termiche. Mite nelle ore centrali della giornata, quando le massime toccheranno i 24-25 gradi, soprattutto sulle zone interne ioniche. Decisamente più fresco di notte, con minime vicine alla soglia dei 10 gradi sui rilievi entroterra. Venti deboli di tramontana, con locali rinforzi lungo i settori adriatici. Ed ora con la consueta rubrica La foto del giorno. Vi proponiamo una tra le foto notturne scattate il 17 settembre scorso dal satellite della Stazione Spaziale Internazionale. Una di queste foto ha immortalato il Sud Italia. Ben visibili le città di Napoli e le città pugliesi di Foggia, Bari, Lecce, Brindisi e Taranto con tutto il suo golfo. Nella parte destra della foto possiamo vedere invece una Soyuz russa, il veicolo spaziale che serve per portare gli astronauti sulla ISS. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine di MeteoOne e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.